Signori cari, buonasera. Il prodotto che vi faccio vedere oggi è un prodotto un po' inusuale. Sta all'interno di questa valigetta che, lo so, siete tutti quanti, pensavate che era la valigetta Men in Black per far cancellare, anche perché è una cosa utile, perché sapete quelle volte che vorreste eliminare i ricordi di qualcuno. Purtroppo nessuna azienda cinese l'ha ancora prodotta, però se voi iscrivete al canale e attivate la campanellina delle notifiche, può darsi che magari la inventano, ma mandano e vi posso far vedere un po' come. Ma detto ciò, cosa c'è all'interno di questa valigetta? Chiaramente tu già lo sai perché stai vedendo il trailer, o meglio, hai visto la copertina del video, e ci sarà una stampante palmare. Stampante palmare che significa sostanzialmente? In pratica una stampante che ci consente di poter stampare qualsiasi cosa che andiamo a scrivere, un'immaginetta, un QR code, tante cose, su qualsiasi superficie. Beh, forse tranne l'acqua, lì c'è qualche problema, però ci lavoreremo. Ma partiamo dal presupposto, perché dovreste comprarvi una stampante palmare? In realtà non so ci manchi perché dovreste comprarvi la stampante palmare. Diciamo che è un oggetto forse un po' più di nicchia, un po' più particolare, anche perché se andate a vedere qui giù in descrizione ci sarà il costo e il link per acquistarlo con le relative informazioni. E quindi se andrete a vedere il link capirete il perché può essere un oggetto chiaramente di nicchia. Ma tutto su burdello, amo tutto su burdello a mezzo, cosa vogliamo andare a dire? Andiamo a vedere che prodottino è. Quindi apriamo questa valigetta, già si può vedere che data la valigetta, cioè guardate quanto è carina, fatta interamente di alluminio, veramente tutto molto molto bella. Lascia già intuire qualcosa. Ma detto ciò, andandola ad aprire, è presente all'interno una serie di aggeggi sia di Esch Arabie. E innanzitutto il rivestimento fa capire che comunque è un prodotto premium. Esce il manuale di istruzioni che andrà a definire alcune caratteristiche del software, perché sì, è un, c'è un software piano piano, un po' cavolo. Un rullettino che ci consente di andare a... mamma mia! Che ci consente di andare a creare una traiettoria entro la quale, quindi un po' più precisa, andare a stampare su una superficie. Successivamente è presente anche questo righello numerato che ci consente ancora di più di andare a effettuare una scrittura in modo molto 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 preciso. Su cosa non ci serve a niente, ed eccoci stanno i pezzi forti. I pezzi forti sono chiaramente il caricabatterie che ci consente di caricare la stampante palmare. Una chiavetta USB dove all'interno saranno presenti sia i font alternativi che possiamo andare a vedere in un secondo momento, che comunque possiamo andare a trasferire delle immagini dal computer alla stampante e poterle poi chiaramente stampare. Uomo, pare che sto facendo una bancarella, non lo so, sono quei rappresentanti che vogliono vendere la roba. Poi, inoltre è presente questa fotocellula, ve la faccio vedere perché siete voi. Questa fotocellula che significa praticamente una volta che passa un prodotto all'interno di questo raggio di azione invierà un impulso di stampa alla stampante palmare che ci consente di stampare appunto in serie. Quindi mettete caso che ci sono tanti pacchi, e questo qua una volta che segna l'impulso stampa, quindi imballaggi in serie come ho detto. Ed infine lei, la stampante vera e propria che praticamente è stu cosa. Anzi, mo facciamo l'immagine di copertina. Questa stampante palmare, come potete vedere, è una vera e propria, appunto, come dicevo, pistola caratterizzata da diversi aspetti. Innanzitutto andiamo a coprire con il beccuccio aiuto. Dove nella parte frontale è presente appunto l'ugello di stampa, come potete osservare. Quindi andrà a caratterizzare questa cosa. Sono presenti delle ruote che ci andranno a delineare la traiettoria. Tenetelo sempre chiuso qualora acquistasse questo prodotto, perché sennò si secca tutto l'ambaradan. Lato superiore è presente questa sorta di coperchio che alzandolo ci andrà a mostrare quella che è la cartuccia. Cartuccia che andrà inserita, può essere di vari colori. Questa è uno specifico che esce all'interno della confezione, è nera, ma possiamo prendere magenta, blu, bianca, varie cartucce. Continuando nella parte inferiore, innanzitutto ci sta questo tasto di accensione e spegnimento più il grillettino per poter andare a accedere al vano della cartuccia. Tasto di accensione e spegnimento, e sotto questa cosa di silicone è presente l'ingresso per l'alimentazione, oltre che l'ingresso per la fotocellula e anche l'USB. Ma perché sto parlando così? Non lo so.
Ma detto ciò, in pratica, sul manico, come ogni pistola che si rispetti, è presente il grillettino che una volta premuto e tenuto premuto ci andrà a stampare quello che noi abbiamo deciso. Lateralmente invece è presente questo bello... No, ho sbagliato pulsante. Questo bel display grande da oltre 4 pollici, non mi ricordo precisamente, che tra poco vedremo nello specifico perché vi faccio vedere un pochettino il software, come funziona e anche come stampa. Insomma, per questa recensione voglio parlare un pochettino più nel pratico e fare delle piccole considerazioni. Perfetto, una volta acceso quello che è il menu principale che si andrà a mostrare è questo qui. Volevo soltanto aggiungere chiaramente la chiavetta nella parte posteriore, quindi alzando questo coperchietto si aggiunge la chiavetta. Io attualmente utilizzerò una penna capacitiva, ma sostanzialmente si utilizzano le mani in modo molto semplice. È molto più facile invece farvelo vedere appunto con la penna. Ma detto ciò, come possibile vedere nella parte superiore ci sono alcune informazioni di sistema, come la presenza della penna USB, la batteria piuttosto che appunto la percentuale, la data e l'orario, e poi ci sono diversi sottomenu che ci andranno a definire diverse peculiarità. Info dispositivo, possiamo andare a vedere un pochettino qual è lo stato, quali sono il conteggio delle stampe, un pochettino quelle che sono tutte le informazioni della stampante palmare, come potete vedere. Insomma, sono molto interessanti e molto utili. È possibile inoltre tornare nel menu inferiore, andare a vedere quello che è presente all'interno della chiavetta USB. Adesso ci sono diversi file, delle immagini che sono andato a inserire per poter provare. Chiaramente le immagini devono avere una certa dimensione, ora non ricordo quale, e vi consiglio, tenete bene a mente, di andare a stampare in scala di grigi per far sì che la stampa sia migliore possibile. Nello specifico poi andiamo a vedere anche, ci sta il menu manutenzione, dove è possibile andare a creare una stampa di prova piuttosto che pulire l'ugello, umidificare l'ugello, aggiornare il firmware e avere altre informazioni chiaramente utili. Ma nella parte un po' più pratica, ovvero nelle impostazioni, possiamo vedere che ci sono veramente tantissime cose sulle quali possiamo andarci a basare, come il grado di luminosità dello schermo, che forse magari adesso si abbassa anche meglio, come potete vedere. Ecco, sì, forse è pure meglio. Insomma, diverse opzioni che chiaramente vanno a definire tutto quello che è l'insieme dei setting. Una cosa interessante che volevo farvi vedere è la possibilità di andare a definire la stampa. La stampa si può definire secondo di tantissimi valori. I valori che possiamo vedere sono nel numero di DPI, che arriva fino a 600 DPI, che sono veramente tantissime, per poi quelle che sono le dimensioni della stampa, che vedremo successivamente. La stampa, la direzione della stampa, da destra a sinistra, se utilizziamo la mano, che tipologia di ugello. Insomma, sono tantissime opzioni che ci rendono non solo personalizzabile l'esperienza di stampa, ma anche veramente molto completa. Insomma, ci sono diversi valori, ora ve li faccio scorrere molto velocemente in modo da avere un'idea su quello che poi andrete a vedere, quello che poi risulterà all'interno di questo dispositivo, perché chiaramente chi è intenzionato si vuole fare una panoramica un po' generale. Di base poi, secondo me, il punto... No, ovviamente non voglio ripristinare... Ovviamente il punto focale poi sarà un po' più avanti. Innanzitutto nella gestione riusciamo a definire se andiamo a stampare singolarmente oppure stampa di gruppo, come vi ho detto prima, andando a collegare nella parte posteriore quello che è la fotocellula. Ma andando appunto nella stampa possiamo vedere che questo è il menu dove andremo a definire cosa stampare. Ci sono diverse tipologie di selezioni, ad esempio apre e ci aprirà un progetto precedentemente già composto, quindi potremo andare a salvare i progetti sulla memoria interna premendo il tasto salva. Possiamo andare invece ad azionare questo, o meglio a scrivere su questo rigo bianco andando a mettere aggiungi. Come potete vedere si può fare veramente di tutto, possiamo andare ad aggiungere un testo piuttosto che QR code, codice a barra, fotografie, tempo e codice, insomma, che sto facendo in realtà, che caspita, codice, non lo so, un codice tipo prodotto, cose simili. Ma per esempio, volendo andare ad aggiungere un QR code, che sono utili e vanno molto di moda, noi aggiungiamo qual è l'indirizzo al quale puntare e lui in automatico ci genererà il QR code. Ma volendo partire da zero, andiamo ad aggiungere un testo, vi faccio vedere una cosa molto carina. Aggiungendo il testo uscirà la tastiera e scriviamo il nome del canale.
Perfetto, andiamo a confermare, come potete vedere, ed ecco la scritta. Possiamo andare a cambiare anche sia la grandezza che il font. Andiamo a mettere un font magari un po' più carino. I font, chiaramente, come vi ho detto inizialmente, sono presenti all'interno della chiavetta USB. Perfetto, una volta scelto il font, la cosa carina è che possiamo andare a convalidare, chiaramente andare a aumentare o diminuire la grandezza, quindi premere tasto V. Questa è la dimensione entro la quale noi andremo a stampare. Possiamo metterlo lievemente più grande, quindi andiamo a modificare, facciamo modifica da 10.1, lo aumentiamo a 12, vediamo un pochettino come viene. Perfetto. In realtà adesso possiamo aggiungere addirittura un altro elemento, come potete ben immaginare ci vado a mettere il nome per esteso. Scelto il nome possiamo andare a definire anche in questo caso la tipologia di carattere, no qui, ma qui. L'andiamo a mettere un po' più piccolino perché deve essere un po' diverso dal precedente. Andiamo a confermare e possiamo vedere che questo è quello che è il risultato. Andando a scorrere qui sul lato destro, ecco qui, è presente questa tipologia di scritta. Lo spostiamo un pochettino, riusciamo anche a mettere la posizione. Ecco. In questo caso penso che va bene. Salviamo, quindi facciamo su conserva, nome del lavoro, logo. Premiamo il tasto conserva e via. Adesso è possibile andare a stampare premendo sul tasto stampa e vediamo un pochettino effettivamente come viene. Chiaramente la prima cosa più semplice è quella di andare a stampare su di un foglio bianco. Andiamo sull'opzione stampa, come è possibile osservare, e ci chiederà tranquillamente di stampare. Ci dirà anche il numero di stampa e quant'altro. Quindi facciamo una prova su. Come potete ben vedere, non so se si riesce ad apprezzare, è venuto veramente molto bene. Un attimo. Tant'è che potete vedere, nonostante io l'abbia fatto a mani libere, la scritta è venuta perfettamente centrata e anche la distanza tra le parole, secondo me, è veramente ottima. Chiaramente tutto questo noi possiamo andarlo a personalizzare, ma vi starete chiedendo, vabbè, in coppia i fogli, qualsiasi stampante saprà stampare in modo anche più accurato, ma io vi farò vedere di più. Perché limitarci al foglio se possiamo stampare ovunque? Quindi proviamo sulla maglietta. Siamo fortunati perché la maglietta possiamo stampare sia sul cotone che sulla stampa, quindi vediamo un pochettino come viene in entrambe le condizioni. Parte superiore, e beh, direi che è venuto decisamente bene. Non so se si riesce a vedere, ma direi che il risultato è veramente ottimo, si vede molto bene. Poi chiaramente la stampa sul tessuto non è semplice, io infatti ho avuto molta difficoltà perché c'è stata una sorta di gradino, però guardate stesso voi, bello bello. Ma come si comporterà sulla stoffa? Vediamo un pochettino. Allora, in realtà dovrebbe essere abbastanza piatta la superficie, quindi qua in questo caso c'ho diverse cosette dentro, però non fa niente, proviamo lo stesso per il bene della scienza. 1 2 3. E beh, direi che anche in questo caso l'ho stampata, forse un po' storto perché non ho preso bene la mira, ma direi che anche su questo tessuto è venuto bene. Che dite? Carino è che anche se io adesso passo il dito, come vedete, non si cancella, anzi rimane. Quindi bene, bene, bene. E se continuassi sul metallo? Proviamo. E direi che anche in questo caso si è comportato veramente bene. E se invece stampassi sul vetro, vediamo un pochettino cosa viene fuori. Ecco, anche in questo caso la scritta si vede perfettamente, come potete vedere. E sta venendo sfizio di andare a provare ovunque. E che fai? Non ti vai a stampare il robot? E beh, direi che il risultato è ottimo. Ok, vediamo sul legno come si comporta. Miei cari, credo di aver stampato veramente un po' ovunque. Adesso la mia stanza è piena di Luca Day come il nome del mio canale. Come potete vedere, anzi approfittate, iscrivetevi perché ho veramente fatto di tutto per vedere come si comporta su qualsiasi superficie e in qualsiasi circostanza. E magari sostanzialmente quali sono le conclusioni? È un prodotto che a mio avviso è indirizzato per le persone che chiaramente lo utilizzano, perché chi magari ha voglia di prendere qualcosa per sfizio, per gioco, 500 euro non è che sono propriamente una piccola spesa. Invece per tutti i professionisti o le persone che magari vogliono andare a stampare, non so, su dei tubi, sul muro o su zone in cui è necessario
in modo veloce, rapido e repentino, sapere un'informazione, avere un QR code o qualsiasi altra circostanza è veramente un prodotto valido e ottimo. Tutto sommato è fatto bene, il menu è veramente molto intuitivo, si possono fare tantissime cose e ripeto, l'unico mio pensiero è volto per il prezzo. Ecco, sono tanti e nella fattispecie per quello che appunto è il mio stile di vita io non credo che ne farei un grandissimo uso. Ma siccome me l'hanno mandato ce l'ho, insomma, lo utilizzerò per qualcosa di interessante, qualcosa che mi farò uscire. Bene cari, spero che il video vi sia piaciuto, vi sto portando veramente tantissimi prodotti diversi e per questo mi auguro che mi supportiate iscrivendovi sempre al canale, cioè arriverà al punto che non lo dirò più, ma non è oggi. Adesso usciranno anche altri due miei video che ho fatto con tanto amore, cura e dedizione, mi raccomando corri a vederli perché possono essere pure in quel caso dei video piacevoli e gradevoli, chi sono io per giudicarlo? Inoltre il mio capocchione ti aiuterà ad iscriverti al canale. È stato un piacere, Paz. Alla prossima. Ciao!